Franco Malerba in occasione per lanciare il Festival dello Spazio, che ha avuto successo e tanto successo che quest'anno, oggi esattamente, riparte in grande di nuovo il Festival della Scienza. Franco Malerba, che ha scritto una lettera affettuosa a Alberto, ci saluta tutti quanti. Oggi c'è la più grande eclisse lunare degli ultimi 100 anni, quindi siete interessati ad andare anche ad usarla a farlo. Comunque, citavo Franco Malerba perché l'intenzione anche con Roberto era quella di invitare una persona tutt'altro genere rispetto a Franco Malerba per chiudere la nostra sessione prima dell'estate di Coffee Tech. La persona in questione però non può e quindi ci ha rimandato all'autunno prossimo. Quindi vi tocca supplire in questa maniera qua. Però a me viene, io mi, nel mio pensiero pensavo di parlare più o meno delle cose di oggi al Coffee Tech numero 100 a cui sono orientato ad andare, ad arrivare, insomma, se ci sarà la possibilità. Però è capitata questa cosa qua, secondo me viene anche bene, quindi il taglio che volevo dare è anche quello di contrarmi. Io invece non ci sono 69 slide, sono andato più rapido. E quindi anche cogliere l'occasione, oltre che per salutarsi, per fare un po' il punto della situazione di questa esperienza che va avanti da un po'. Da con oltre il Coffee Tech, in realtà il tema che è collegato a questa esperienza che facciamo il venerdì mattina riguarda il sottotitolo che riporta queste due paroline un po' particolari, che sono l'ecosistema e l'innovazione. E volevo rapidamente raccontarvi come si colloca rispetto a questo tema la questione del Coffee Tech, raccontandovi un percorso che come Confindustria Genova abbiamo sviluppato negli ultimi 4 anni, dove innovazione è stata è al centro del tema. Parola poco gradita all'allora presidente di Confindustria Genova, che era Giuseppe Zampini, che circa 4 anni fa mi chiamò dicendo: lei si deve occupare di innovazione. E io non sono un tecnologo, cosa mi occupo? Non deve essere necessariamente un tecnologo a occuparsi di innovazione, bisogna più occuparsi invece di integrare un sistema che è tutt'altro che è integrato sul territorio. E a lui la parola innovazione, non dico cose di nessun segrete, ma perché più volte ha detto, che l'ha seguito un po' in occasioni pubbliche, è una parola che piace poco, perché spesso viene usata, abusata, spesso più da persone che ne parlano piuttosto che da persone che la fanno. E questo era un po' il giudizio che si dava anche su questo territorio. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto era quello di capire cosa ci leggiamo dentro quello che è un termine, spesso una clausola generale, cioè l'innovazione come la bella editoria, tutti ne parlano, te la vogliono, però poi di che cosa vuol dire questo? Allora, quando abbiamo cominciato, insomma, a darci dei contenuti rispetto a cosa intendiamo quando parliamo di innovazione, possiamo parlare di qualcosa che dipenda o discenda da scambio upgrading delle conoscenze, soprattutto la parte delle imprese, che è il tema che a noi come Confindustria ci riguarda. C'è un tema di trasferimento tecnologico, ovviamente c'è un tema di ricerca, di progetti di ricerca fatti dalle singole aziende, ma fatti anche in pool. C'è il tema di come si fa a decidere di fare progetti di ricerca insieme, con quale logica e che utilità hanno poi per effettivamente innovare sulle dinamiche competitive delle imprese. Ci sono temi di proprietà intellettuale, ci sono questioni di marketing. Una volta che, se uno ha realmente innovato sul prodotto e sui processi, allora c'è la necessità che questa cosa si veda e abbia conseguenze nei mercati e nei prodotti. Ci sono temi di risorse finanziarie, umane, infrastrutturali, su cui torniamo. C'è una questione che qui interessa parecchie persone, legate alle start-up, all'open innovation dipendente dalla tecnologia sviluppata da start-up. C'è anche una questione di rappresentanza, cioè di qualcuno che parli per conto dell'ecosistema dell'innovazione. Ma chi è che si occupa di queste cose? Stiamo rapidamente superando la media, se stanno vedendo.
Confindustria Genova e Confindustria Nazionale si occupano di innovazione, fanno delle cose da questo punto di vista. Dixit, qui sto parlando del 2014, quindi in allora, oggi non lo è più, ma era un'associazione che si occupava di sviluppo tecnologico a Genova. Altra associazione esistente in allora, l'associazione Genova 2021, che di nuovo metteva insieme aziende e Confindustria per sviluppare sostanzialmente gli stessi obiettivi. Genova Smart City, l'Università di Genova, certamente è un player importante, ma sotto diversi aspetti ci sono altri istituti universitari che sono e erano presenti su Genova, la Scuola Superiore di Sant'Anna, i Politecnici di Milano e Torino, scuole, istituti tecnici, altri centri di ricerca, CNR, l'ITI, che è questa realtà che penso sia una delle più grandi novità degli ultimi 10 anni, e oggi di lì che sono arrivati a Genova, interessanti. Genova E-Tech, cioè la società che deve costruire il Parco Scientifico e Tecnologico Erzelli. Tutto questo insieme di soggetti, di istituti tecnologici e poi della ricerca della Liguria, ma anche i cluster tecnologici nazionali, si occupano di innovazione. Le istituzioni, la Regione Liguria, il Governo Nazionale, l'Unione Europea, cioè, tutti questi sono soggetti, magari non gli unici, che fanno o hanno fatto cose inerenti all'innovazione. Detto questo, avendo fatto... Ti sei dimenticato quella storica, cioè Genova Startup, Genova Startup Marino, anni 2000. No, no, io sto parlando del 2014, cioè quell'anno lì, e quindi sicuramente è possibile che siamo dimenticati qualcosa. Ma no, avendo fatto poi il censimento, avendo più o meno cominciato a decidere, a seminare il campo, cosa vuol dire quando parliamo di innovazione, chi se ne occupa, abbiamo anche riportato una serie, abbiamo cercato di fare delle schede che contenessero che cosa fanno o si propongono di fare gli stessi soggetti sugli stessi temi, distinguendo tra cose che stavano facendo e cose che avevano in programma di fare. Dove più o meno intravedete forse che ce ne sono in sovrapposizione, vuol dire che c'erano più cose che gli stessi soggetti facevano. Non so che impressione faccia a voi, a me l'impressione che dava e continua a dare è quella di tutto fuorché un sistema organizzato rispetto all'esito finale. A giugno 2014 Confindustria fece un'assemblea pubblica a Palazzo Ducale dal titolo un po' provocatorio, perché di un insuccesso, e cioè se si pensa realmente che l'innovazione del tessuto produttivo, ma forse non soltanto del tessuto produttivo, sia un driver di competitività, i casi sono due: o questo è vero ed è attuato nei fatti, oppure questo non è vero e forse c'è spazio per poter fare delle cose. Al di là del titolo, il taglio dato dal presidente Zampini nel 2014 non era, come dire, di negativo e volto a autocompiangersi o a flagellarsi, ma era di capire, cercare di capire dove, se esistono dei problemi, dove essi stiano e agire di conseguenza. Queste, ho recuperato alcune slide che abbiamo fatto passare nel giugno 2014 a Palazzo Ducale per dare evidenza, se sia vero o non sia vero, che di insuccesso dal punto di vista economico, insomma di sviluppo territoriale e nazionale possiamo parlare. Questi sono il downgrading delle agenzie di rating, stiamo parlando ovviamente del 2014, dopo due crisi le più epocali degli ultimi 10 anni, però insomma rivederle dà abbastanza il senso che chi misura, con tutte le approssimazioni del caso, la competitività dell'Italia, qui sto parlando dell'Italia, non è che decretasse un grande successo. Si è parlato di World Economic Forum qualche tempo fa. Nel 2014 ci collocava nella sua classifica della competitività globale tra la Lituania e il Kazakistan. Doing business della World Bank tra la Bielorussia e Trinidad e Tobago, 65° posto. Il PIL, sempre ripeto, il PIL, diciamo, la crescita media annua è gradualmente scesa, negli anni 60, sto parlando dell'Italia, dal più 6,1 a poi ordine di grandezza del 3% negli anni 70, il 2 negli anni 80, l'1 negli anni 90, 0, e meno 0, negli anni quelli lì, dal 2011-2013. Questo è l'impatto della crisi che ha colpito la Liguria,
dal 2007-2013 il PIL meno 9%, la produzione industriale, qui va avanti perché in allora c'era l'animazione, produzione industriale meno 23,6, nelle costruzioni meno 43, gli investimenti meno 27, l'occupazione meno 7,8 e l'aumento delle persone povere più che raddoppiato. Benessere, sapete che l'Istat fa un'indagine sul benessere? Beh, c'è benessere dove la disoccupazione nel 2014 era 12,6, la giovanile al 43,3, in netta al 26%, il tasso di inattività al 36%. E la Liguria come sta? Beh, stessi anni il valore aggiunto è sceso dell'8%, nell'industria del 20%, l'occupazione del 5%, la disoccupazione più che raddoppiati, i fallimenti più che raddoppiati, la ricchezza delle famiglie è scesa del 10,1%. Costo della pubblica amministrazione locale, tolte le ragioni straordinarie, la spesa pro capite in Liguria è maggiore rispetto a quella delle altre regioni, ci sono più addetti nella pubblica amministrazione che nelle altre regioni, ogni 10.000 abitanti, ma per esempio per noi per fare un'autostrada il primo progetto della Volte di Varò dell'84, nel 2014 eravamo a avere una via favorevole alla Gronda, entrata in esercizio nel allora dicevamo 2024, sicuramente non sarà 2024. Il Terzo Valico, primo progetto 1905, l'approvazione del progetto 2006, entrata in esercizio 2020, oggi si parla del 2022, a meno che il nuovo governo non decida di, in base a un sondaggio su uno dei partiti di maggioranza, decidere di non farlo più. Un progetto strategico, il Parco Scientifico e Tecnologico dei Virzelli, immaginato dalla regione nel 1992, ha avuto il suo primo insediamento dalla Ericsson nel 2012. Completamente nel 2014 ignoto, ieri in CDA il rettore ha detto che la prima lezione prevista per ingegneria nel trasferimento di ingegneria a Zelli è prevista nel 2024. Mi sembra già ottimista, ma questi sono i dati. Quindi quando parliamo di innovazione, ecco, forse questi dati ci fanno ragionare che qualche possibilità di miglioramento esiste. Stiamo parlando di Erzelli, facciamo un salto di 2 anni, andiamo al 2016. A seguito di quella pubblica assemblea del 2014, in logica proattiva, però decidemmo che bisognasse sbloccare una decina, anzi 10, progetti che riguardavano la città. Alcuni di questi riguardavano puntualmente il tema di cui oggi parliamo, dell'innovazione, e uno riguardasse il fatto di sbloccare in qualche misura il tema del parco scientifico e tecnologico laddove tra l'altro si stava costruendo, e cioè su quello degli Erzelli. Nel novembre 2016 definimmo un dossier che si intitolava A piedi nudi nel parco, la nostra creatività è sempre eccellente. Nel dossier c'erano un po' ripetute i passaggi che avete visto prima, dal 1992 approvato dalla regione, nel 2003 nasce Genova High Tech, nel 2007 si definisce l'assetto urbanistico, nel 2012 si trasferisce Ericsson, poi in allora Siemens, Esalotto e PMI lavoravano a Erzelli 2000 persone. Perché a piedi nudi nel parco? Beh, perché nel 2016 regnava una grande incertezza su questo tema. Non era tutt'altro che definita la questione di cui ieri il rettore ha parlato, del trasferimento della scuola politecnica, ma c'erano tutta una serie di problemi infrastrutturali e di gestione del parco che ne bloccavano lo sviluppo. Secondo noi, o almeno uno dei principali problemi, era quello che non era per niente chiaro quale fosse il progetto scientifico a sostegno di un insediamento fisico, e cioè quello che consentisse il fatto che ci fosse una domanda forte e continua di insediamento in un posto che motivasse tra l'altro i valori economici, immobiliari, di affitto, di acquisto, di spazi. Non è fosse brillante da quel punto di vista la situazione nel 2016, la situazione era quella un po' simile qui al film che noi di età ricordiamo con Robert Redford e Jane Fonda, cioè due persone o due entità, insomma due realtà che hanno molti motivi in comune per stare insieme, ma che in realtà avevano difficoltà di comunicazione, cioè non accadeva. E chi ricorda il film, adesso senza andare a fare lezione da questo punto di vista, un po' aveva delle caratteristiche che ricordavano ciò che
si trovava in allora su questo tema. Differentemente dal post Expo, che a quell'epoca come dire, occupava il dibattito sul fatto di cosa fare dopo l'Expo, beh, Erzelli, l'hashtag dell'estate post Expo era io ci vado, nel senso che, se ricordate, chiuso l'Expo, poi si sono fatte delle attività per comunque mantenere in qualche maniera frequentata l'area. Noi abbiamo chiamato e io ci sono, nel senso che in realtà a quell'epoca Erzelli lavoravano già, e oggi in qualche misura sono ancora aumentati con l'insediamento, per esempio, di IT, 2000 addetti, una ventina di aziende, quindi in realtà chiunque ci vada anche oggi trova una realtà insediata. Il problema non è quello di cosa farci sopra, è di realizzarlo e completarlo nel più breve tempo possibile. Quindi ci sembrava in allora che ci fossero delle componenti di quello che possiamo essere portati a chiamare essere gli elementi di base di un ecosistema della innovazione esistenti, quindi aziende tra grandi imprese, PMI, start-up, spin-off, associazioni e reti che le mettono insieme, centri di ricerca, università, IT, CNR, il SIT, Poli della Ricerca, e un insieme di istituzioni che a questo chiave di sviluppo tengono, un capitale umano come dire, di base qualificato che può sostenere un sviluppo in questa direzione, un sistema dei costi, una qualità della vita, una localizzazione geografica di Genova rispetto ai grandi flussi di relazioni sia continentali che intercontinentali, che potrebbero motivare in realtà quello che tutti stiamo cercando come la bella di Torriglia, cioè un ecosistema dell'innovazione efficiente. Però il problema, adesso questa è una infografica abusata, e per esempio un mio associato mi dice che non ne può più vedere di mettere insieme gli ingranaggi, però in realtà insomma il concetto è quello che però perché un ecosistema esista bisogna che queste componenti esistenti evolvano verso una loro interrelazione proficua, non soltanto un insieme di soggetti che soltanto fanno. Che la ricerca è l'unica che non è in grano, è nella... l'ingranaggio non... Da lì nacque un, qui stiamo parlando del gennaio, cioè pochi mesi, due mesi dopo, insomma, è stato fatto uno studio di fattibilità rispetto a questa idea di immaginare un parco scientifico e tecnologico in Liguria. È sempre figlio dello stesso ragionamento. Qualcuno anche in questa sala, parlo di cose dichiarate pubblicamente, di cui ho parlato in giornale, avrà sentito nominare questo progetto che si chiama Great Gate. Il Great era derivante dal fatto che nel frattempo è rinominato Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli come Great Campus, in realtà è un campus, cioè una realtà di forte concentrazione di aziende, istituti di ricerca e enti di formazione, enti universitari, in un luogo fisico, ma la Liguria ha altre entità e realtà che vanno al di là della collina, pur importante campus, la collina di Erzelli. Quindi l'idea che fosse ci fossero gli elementi di base per un parco scientifico e tecnologico, così come accade in molti esempi di successo nel mondo, diffuso sul territorio, qui ci sono le icone di alcune di queste attività. Come si fa a pensare che se esiste un'idea di parco scientifico e tecnologico non riguardi Erzelli e non Morago, per esempio, no? Dove, oppure di insediamenti di grandi imprese tecnologiche sul territorio. E Gate, richiamando un po', girando all'inglese la radice Iano di Genova, perché in realtà è, come detto, è un territorio porta tra ambito nazionale, europeo e internazionale. Questo era un po', adesso vado rapido, non sto parlando di questo tema. Abbiamo fatto in allora una verifica di quello che accade in giro per il mondo nei parchi scientifici e tecnologici anche diffusi di questo tipo che esistono, e nelle colonne di sinistra, riviste per blocchi, trovate cose che un po' sono parenti di quelle da cui siamo partiti due anni prima. Quali sono gli elementi di base? Cioè un'organizzazione strutturata come un parco scientifico e tecnologico volto a creare e gestire un ecosistema territoriale o locale dell'innovazione, cosa fa poi di base? Beh, si occupa di animazione, di networking, di comunicazione, di lobbying, di marketing territoriale, offre degli spazi operativi dove agire,
si occupa di sviluppare laboratori di ricerca, servizi tecnologici, di trasferimento tecnologico, formazione, tutela della proprietà intellettuale, il marketing aziendale ma anche degli istituti e strutture di ricerca, servizi alle start-up, alle PMI, avrà un suo centro studi, chi si occupa di tenere conti e recuperare risorse finanziarie e fa progetti di ricerca. Ovunque noi andiamo troviamo un mix di queste cose qua. Cosa esisteva nel 2016 in maniera strutturata, a favore, non atomizzata, ma a favore di un sistema territoriale? Great Campus si occupava e si occupa soltanto, tra virgolette, già una grande cosa, e c'è un investimento non indifferente dietro, ma degli spazi operativi, cioè crea un campus, così come giustamente si è rinominato. Ma il resto rimane insoluto, però, guardate la slide iniziale, esistono diversi soggetti che un po' di questa attività fanno e ai quali potrebbe essere interessante offrire una chiave di integrazione, perché ci sono come attori che fanno alcune di queste cose, distretti tecnologici, poi della ricerca, abbiamo già visti prima, gestori di network, chi realizza e gestisce spazi attrezzati, advisor tecnologici, gli enti di formazione. Ci sono soggetti che fanno marketing di territorio o aziendali, ci sono incubatori, acceleratori, operatori finanziari, soggetti vari che si occupano di ricerca. In quello studio di fattibilità si è anche immaginato, qualora ci fosse una struttura di tipo organizzato che si occupasse di almeno una parte di queste attività, che tipo di logica dovrebbe avere, maggioranza pubblica, privata? Beh, a seconda dei mestieri da farsi, l'asticella si può passare da una parte all'altra. Poi questa attività di cui non parlo oggi ha avuto il suo sviluppo, non è semplice andare in questa direzione, però quello che mi interessa dire qui per pochi minuti che ancora mi rimangono è quello di mettere l'attenzione su queste le date di questi due documenti che abbiamo elaborato qui in Confindustria, cioè tra novembre 2016 e gennaio 2017. Perché sono gli stessi in cui si è avviata l'esperienza del Coffee Tech, e cioè rispetto a grandi obiettivi o a progetti di dimensione complessa, rispetto a queste cose spesso si può cominciare a operare forse più proficuamente con una certa operatività un po' dal basso, cercando di fare delle cose concrete che vadano in questa direzione. E siccome una delle cose concrete per andare in questa direzione è di creare network e relazioni tra le persone che si occupano di questa cosa, le persone che all'epoca seguivano, avevano interesse a che questa cosa realizzasse, abbiamo immaginato un po' l'americana, di creare una cosa a Genova un po' impensabile, credo, almeno 2 anni fa, cioè di dire, apriamo le porte di Confindustria alle 7:30 di mattina, offriamo, chiediamo alle casse di Confindustria se possiamo investire con qualche striscia di focaccia e un caffè della macchinetta per incontrarsi, e dalle 8 alle 9 parliamo di temi tecnologici. Da lì è nata l'idea del Coffee Tech. Tra le persone che se ne sono occupate all'epoca c'era Marco Bucci, che nell'epoca era amministratore di Liguria Digitale, quindi socio di Confindustria, che rispetto a questi temi dell'ecosistema di innovazione, Compagnia Santa, era particolarmente interessato, e quindi anche con lui, che come sapete non cessa mai di ricordare i suoi trascorsi professionali in America, comunque abbiamo provato a immaginare e a raccogliere un po' la sfida di provare a fare questa cosa qua. E quindi le due foto che vedete riguardano il primo Coffee Tech che si è fatto in questa sala il 19 ottobre del 2016. Marco Bucci, amministratore di Liguria Digitale, ci viene a parlare di fascicolo sanitario elettronico, che era una delle cose varie che fa Liguria Digitale, e quindi siamo partiti da lì. Nel 2016 ci vedevamo, se non ricordo male, il mercoledì e non il venerdì, e avevamo immaginato di fare un Coffee Tech ogni 15 giorni, ogni 2 settimane. Nei due settimane, nei salti, nelle 2 settimane del 2016,
per avere un'idea, venne Maurizio Aiello, il CNR, a parlare di internet, di IoT e cyber security, Agostino Ragosa, ex direttore dell'Agit, di digitalizzazione, uno degli ricercatori dell'IT, Pierpaolo Pomba, ci venne a parlare di un'attività di ricerca del tema salute dell'IT, e Vittorio Gozzi, CEO del Y-Lab, un incubatore di startup di Chiavari, l'unico ad oggi certificato incubatore in Liguria per startup dal Mise, si occupa di tecnologia e sport. Dopodiché, siccome i numeri di queste sperimentazioni furono sufficientemente interessanti, abbiamo nel Natale del 2016 un po' ragionato sul fatto di fare ancora un salto in più, e cioè quello di renderli stabili, settimanali, questi incontri. Devo dire, incontrando anche difficoltà e ritrosie da parte anche della nostra struttura interna, cosa vuol dire? Ma verranno le persone il venerdì mattina, prima il mercoledì, poi il venerdì mattina, alle 7, tutte le settimane, abbiamo da dire, c'è interesse. Io per cui mi rivendico, come dire, una certa polso nel dire o lo facciamo così o altrimenti, cioè dobbiamo fare un mestiere diverso rispetto all'idea di partorire dei convegni o degli eventi, e quindi anche in altri orari, che si valutano dal punto di vista dei numeri delle persone che vengono, non che i numeri non siano importanti, però se quello che noi vogliamo fare è realizzare e creare un sistema riconoscibile e riconosciuto che crea network, non possiamo, come dire, non vedersi settimanalmente. Chi ama giocare a briscola si vede ogni tanto, perché ti vede, non so, tu stima gioca a briscola. E io devo dire, adesso magari anche nel dibattito, ma i feedback che ho è che moltissime persone non sanno nemmeno, cioè non guardano chi ci sarà il venerdì alle 8, di bar, c'è un filone di attività di persone che vengono qua perché sanno che mediamente che c'è, quindi non devono ricordarsi se è il giorno in cui il conflitto che si tiene, che incontrano o possono incontrare persone interessanti per la propria attività professionale. Normalmente ciò di cui si parla se ne parla in maniera interessante, diciamo così, preserva, salvo alzarsi un po' presto per chi ha più difficoltà ad alzarsi presto, tutta l'attività lavorativa della giornata alle 9 finisce. E quindi insomma abbiamo puntato a farlo settimanalmente. Nelle slide che seguono ho cercato di recuperare e aggregare quello che è passato in 68 Cofitech finora, o meno 68 meno 5 nei 63 da gennaio del 2017, per avere chiaro, perché magari non tutti, salvo la mia fedelissima, quindi la curva ovest, diciamo, degli amici, di che cosa si è discusso qui in Cofitech. Allora, mi piace partire da l'IT, cioè da un'infrastruttura che a Genova occupa 1200 persone, in gran parte scienziati, per la metà che vengono da tutto il mondo, di primo livello, di cui uno dei problemi anche in Confindustria che noi abbiamo è: ma chi sono, cosa fanno, su cosa lavorano, come questo può realmente, concretamente innescare processi di innovazione vera e non soltanto dichiarata nel mondo dell'impresa. Ebbene, non sarà risolutivo, però una possibilità è di chiamarli e di venire qui a parlarne. Allora ho messo in testa Giuseppe Giardina, che lavora nel Dipartimento di Trasferimento Tecnologico e, diciamo, è un po' a capo di tutto il tema del rapporto tra IT e il mondo delle imprese sullo sviluppo di progetti di ricerca che riguardano le imprese, che ci è venuto un po' a spiegare il sistema IT. E poi insomma abbiamo parlato con un ricercatore dell'IT di robotica, abbiamo parlato di visualizzazioni con lenti ottiche tramite gli smartphone, abbiamo parlato di vegetali, proteine, chirurgie di precisione, potenzialità dei sensi. Una delle filoni principali di attività dell'IT riguarda la biotecnologia, quindi come vedete magari anche cose più lontane dall'operatività di imprese nostre, ecco, la protesi retinica
difficile di nuova generazione che magari trovi una joint immediatamente tra le imprese che aderiscono a Confindustria, che frequentano questo nostro appuntamento. Però è anche utile sapere ciò su cui l'IT lavora, nelle modalità con cui lo fa. Io ho trovato molto, non so voi, ma molta omogeneità di approccio rispetto a questi temi da parte dei ricercatori dell'IT. L'unico modo per capirlo e sperimentarlo è invitarli e parlare con loro. Dopodiché non c'è soltanto l'IT, a Genova c'è una importante università. Abbiamo avuto qua, attualmente ancora per poco, ma direttore di Dipartimento di Economia, l'attuale ancora per poco, ma prorettore alla ricerca, che è venuto a parlare di cose che attengono temi di carattere industriale. Entrambi hanno parlato dal loro punto di vista di Industria 4.0. Poi abbiamo avuto Alberto Sorrentino, Gian Maria Sambuceti, ci hanno parlato anche qui spesso di neuroscienze o per esempio nel caso di Alessandro Verri di Big Data dedicati al mondo della sanità. Poi esiste il CNR, abbiamo avuto Silvia Scaglione e abbiamo riavuto, mi sembra 15 giorni fa, Maurizio Aiello con una startup che si occupa di blockchain e chi c'era ricorderà il tema. Poi abbiamo parlato di tecnologie, partendo dalle basi, cioè la fibra ottica, il programma seguito dal Rigore Digitale di diffusione della banda larga in Liguria, oggi e domani. Ma c'è il cloud, e che cosa vuol dire? Ce ne ha parlato Alberto in un frequentatissimo video con un sacco di visualizzazioni per le imprese italiane. E poi cosa ce ne facciamo di queste infrastrutture? Ci servono nella logica della rivoluzione digitale per condividere dati. Abbiamo parlato di fog computing, di capacità di fare maintenance con rilevazioni satellitari rispetto a tecnologie che sono oggi esistenti. Abbiamo parlato dell'IoT in agricoltura o e nell'industria. Legato a questi temi c'è il tema più volte affrontato della cyber security, ne abbiamo parlato per le reti aziendali, con il successivo amministratore di Liguria Digitale, dopo Marco Bucci e Paolo Piccini, dal punto di vista di Liguria Digitale, Maurizio Riberti come centro ricerca SIT, ce ne ha parlato qualche tempo fa. Abbiamo parlato anche del mondo dell'assicurazione rispetto al rischio digitale. Abbiamo parlato di robot collaborativi con Telerobot e con Homberg. Abbiamo parlato della fabbrica faro, la prima fabbrica faro in Italia è stata fatta qui da noi a Genova e della Ansaldo Energia. Luca Manuelli, che è il Chief Digital Officer di Ansaldo Energia, è venuto due volte, 15 febbraio, a parlarci di quello che avrebbe fatto la Sardegna Energia da questo punto di vista, 6 luglio a consuntivo, e ci ha detto che al 99esimo Cofitec verrà a fare il punto di come le cose saranno andate avanti. Genova è città di mare, di trasporti, di logistica. Abbiamo parlato con Sandro Scarrone dell'high-tech nella cantieristica navale, ma con la Porsche della modalità elettrica, ibridizzazione nel mondo della mobilità terrestre, delle automobili. La volta scorsa Michele Solari ci ha parlato più o meno di questa cosa applicata al mondo della nautica, con Salvatore Sabina abbiamo parlato di queste tecnologie applicate alla logistica ferroviaria. E abbiamo parlato poi di come le nuove tecnologie consentono di innovare i modelli di business. Per esempio Samuele Ambrosetti del RINA, se ricordate, aveva affrontato qua il tema di come si può passare da un'idea al mercato ragionando su una nuova tipologia di materiale. Giorgio Genta ci ha parlato di queste cose applicate al mondo del turismo prevalentemente e dell'uso delle tecnologie di realtà aumentata. Abbiamo parlato di Internet of Energy. Fausto Caprini ci ha aperto un po' di visibilità di campo sul tema della Cina e dei rapporti relativi alle vendite online su un sistema che è tutto diverso da quello occidentale da questo punto di vista. Abbiamo affrontato il tema di come la trasformazione digitale cambia radicalmente e trasversalmente il mondo delle organizzazioni, delle imprese e delle competenze che sono previste all'interno delle imprese.
con Marco Michelini, con due anche qui molto gettonati interventi di Anna Martini e Bianca Maria Cavallini sui temi dell'organizzazione interna, con Massimo Ragazzi ultimamente sulle soft skills da questo punto di vista. Tema più volte ricorrente e necessario, penso. Abbiamo parlato, poi spostandoci un po', uno dei, secondo me, Cofitec più e delle personaggi più strani che qui sono mai passati, Raffaele Patron, che se ricordate il tipo che Growth Hacker si definiva, in realtà è così, e ha venduto un algoritmo che come dire, aveva individuato un baco in Snapchat a Snapchat facendoci un sacco di soldi, ed è un tipo abbastanza particolare, incubato operativamente nel Y Lab di Chiavari. Sara Di Paolo ci ha parlato dei big data a servizio della comunicazione d'impresa, e Fabio Franconieri di come si possono utilizzare i dati per prendere decisioni imprenditoriali più motivate di quelle che sono attualmente. E poi questi temi legati e affrontati dal punto di vista del project management, del controlling. Manuela Ratta ci ha, come dire, mi piace chiuderla con questa modalità, un po' portato poi a terra sul piano degli smanettoni, come chiama lei, non c'è, ma comunque il fatto che poi comunque anche qui le cose vanno fatte, insomma, o provate a farle. Si parlava di start-up, abbiamo cominciato a parlarne con due business angels, Luigi Miracoli e Massimo Avanzi, e qui abbiamo parlato delle start-up, alcune abbiamo già passate magari con un altro cappello. A me piace ricordare che delle start-up che sono passate di qui avevano un prodotto e una tecnologia solida, in qualche caso di grande successo, come Saverio Murgia, ma anche le altre, voglio dire, abbiamo parlato di startup che operano nel campo della manifattura 3D piuttosto che della geognostica, piuttosto che dell'IoT dedicata anche qui in campo, per esempio, zootecnico, piuttosto che di tecnologie di disabilità, i big data. Il tema di come l'innovazione che deriva dalle startup può diventare e dovrebbe diventare realmente un elemento di politica industriale da parte della pubblica amministrazione, che potrebbe fare, ce l'ha parlato Barbara Canesi, Commercial Procurement, se ne avesse la lucidità, e qualcosa abbiamo cominciato a fare. Poi devo veramente ringraziare Paolo Marenco perché ci ha aperto ricorrentemente uno sguardo verso forse l'ecosistema di fatto più efficiente che esiste oggi al mondo, che è la Silicon Valley, e grazie a lui abbiamo incontrato delle persone, tranne Jeffrey Capaccio con cui abbiamo parlato via internet, ma che in realtà lavorano in California o in America, ma che sono passati di qui e abbiamo conosciuto, anche Vittorio Viarengo, abbiamo parlato via Skype, ma Andrea Vaccaro, Carola Pescio Canale sono venute qui. E non soltanto la Silicon Valley, il fatto di essere al venerdì, l'idea era che consentisse anche a persone che venivano da fuori, non così lontano, di potersi più facilmente incontrare con noi. Quindi Annalisa Bonfiglio è prorettore della ricerca in essere della facoltà dell'Università di Cagliari, Mauro Zambelli è un genovese ma che lavora a Elettra, cioè a Sincrotone di Trieste, e quindi è più facile averlo se noi siamo di venerdì. Franco Malerba, ho parlato. A me sembra, insomma, una carrellata che dà conto un po' della ricchezza dei temi e a base di quello che abbiamo fatto qua. In 68 appuntamenti abbiamo avuto 488 persone diverse che sono venute in questa sala, una volta la sala di sotto perché questa non era disponibile. Le presenze, quindi qualcuno ripetuto, la gradinata di Ovest era tra i più ripetuti, sono state 2176. Sapete che esiste un gruppo Facebook dove va in diretta questa registrazione degli speech, che ha 416 aderenti. Gli speech l'hanno visto, o in diretta prevalentemente registrata, 32.000 persone, oltre 32.000 visualizzazioni. Io sono stupito di gente che mi chiama e mi dice non posso venire, però lo vedo di lì, compreso oggi, oppure ho visto, ma non da Genova, dalla Liguria, da tutto il mondo. E quindi anche qui un po' genovesi, magari italiani, della diaspora, che però sono
contenti di farne parte. La, quasi chiuso chiedendoci, e chiedendovi nei minuti che mancano, ma come possiamo migliorare? Possiamo migliorare l'evento, possiamo migliorare la comunicazione, possiamo estendere il network, possiamo fare delle altre cose che ci vengano in mente. In questo momento dovrebbe essere comparsa sul gruppo Facebook del CoffeeTech questo link a questa sala, che ovviamente in ambito digitale si fa velocemente, soltanto digitalmente. Vi invito a farlo, al di là adesso dei minuti che abbiamo fino alle 9, perché si fa in un paio di minuti, si può rispondere e ci danno dei dati interessanti su cui cercare di poter migliorare. Chiudo con questa ulteriore due slide di riflessione. Non so che tipo di, e magari nei minuti che abbiamo possiamo fare un po' di feedback da questo punto di vista, quei numeri precedenti, se vi sembrano tanti, vi sembrano pochi, sono interessanti o meno. Essendo numeri assoluti è difficile dirlo, svincolati dal tempo. Se io dovessi avere detto nel 2016 se avrebbe questa iniziativa riscosso questo tipo di numeri a Genova alle 8 del mattino, avrei detto di no, non avrei pensato che... E quindi, per quanto mi riguarda, sia pure in un ambito di una cosa che si può migliorare, penso che ci siano numeri interessanti. Però, per quanto sia interessante l'esperienza del CoffeeTech, è limitato, cioè fa le cose che ci siamo detti, cioè crea un'infrastruttura molto di base affinché un numero abbastanza considerevole di persone possa avere un punto, uno strumento di incontro che prima non c'era, e che penso che sia, almeno questa è la mia idea, condivisa all'interno della mia associazione, ovviamente, sia utile mantenere. Però esiste, diciamo, negli ultimi mesi un'altra opportunità per fare sistema sul territorio, che è il Digital Innovation Hub. Deve fare alcune cose che sono previste dal piano Industria 4.0, o Impresa 4.0, elaborato dal governo, che c'è Lorenzo Basso, visto da qualche parte, che quindi colgo l'occasione per ringraziare anche di queste, tutto quello che ha fatto in questi anni per questa attività. Ai Digital Innovation Hub è richiesto di fare due cose che attengono al CoffeeTech: awareness sul tema della trasformazione digitale e formazione della community di domanda e offerta di tecnologie e servizi 4.0. Beh, a me sembra che queste cose, con l'attività che prima ho un po' riassunto, abbiano a che fare, e per questo nel progetto esecutivo, nel master plan del Digital Innovation Hub della Liguria, che è stato promosso dal sistema di Confindustria della Liguria, lo strumento CoffeeTech è previsto che venga mantenuto per... Chiudo con queste due slide qua. Quando si parla di ecosistema di innovazione, lo riprendo un po', stiamo parlando di una realtà dove coabitano diverse categorie di soggetti. Ci sono i player industriali, le piccole e medie imprese, le start-up, gli incubatori, associazioni, le istituzioni, per quanto riguarda il piano Impresa 4.0, i centri di competenza, università, centri di ricerca, enti di formazione, chi fa formazione, pubblico o privato che sia. E per come è stato costruito, il digital ha qualcosa da dire a ognuno di questi tipologie di attività, e questi nomi che trovate qui dentro sono i soggetti che sono entrati da soci sostenitori nei 3 mesi scorsi, da quando questa cosa è possibile, all'interno del digital. Io penso, spero, che uno dei programmi di attività che abbiamo, e che ridico anche qui, questo non soltanto questa rete si possa rinforzare con più risorse e più coinvolgimento possibile. Perché questa è l'ultima slide che mi è saltata, perché io uso iOS, quindi qui i caratteri sono diversi. Investimento è andato a caso. Ma comunque il digital ha da dire e da fare e ad aiutare che degli interessi comuni con queste categorie di imprese possano andare avanti. Trovate i titoli, le categorie, spesso sono quelle da cui da 4 anni ci troviamo a esercitarci di come possono essere messi a sistema. Beh, una delle possibili attività in questo senso, ero venuto qui, mi ero proposto come direttore del Digital Innovation Hub della Liguria,
l'intendimento nostro, Sandro Scarone è nel consiglio direttivo del D-Generation Now, penso di poter dire a nome poi del consiglio direttivo che questo sia un po' l'intendimento che abbiamo e speriamo di portarlo a casa. Bon. Commenti. Non so come si faccia qua. Soprattutto vorrei, se possiamo, due cose. Uno, che voi facciate la survey che avete visto prima, che adesso penso sia già pubblicata il link su Facebook. E due, se ci dite qualche cosa di concreto, possibilmente, per migliorare, cioè, questo tipo di attività. Guarda, a questo punto, Benito, visto che ho capito. Non vorrei mai rompere l'iconografia classica. Per... Io ti dico una cosa assolutamente... Dietro. Dico una cosa che ho sempre detto dai primi giorni. Io tutte le volte che sono venuto qua ho imparato qualche cosa. Cioè, questa secondo me è una considerazione di base che prescinde poi dal networking, dal tutto. Poi, per carità, con parecchie persone qui, voglio dire, abbiamo avuto occasione poi di crearlo veramente, come dicevi te, come un appuntamento. Non solamente, come posso dire, di formazione, di aggiornamento, eccetera, ma anche poi vero e proprio di business, e quindi di creare comunque delle relazioni che vadano poi al di là della piacevolezza dell'evento. Però la prima considerazione che mi viene in mente veramente è che tutte le volte che sono uscito di qua, persino dalle barche elettriche, ho imparato qualche cosa. Beh, Guido, allora io... Intanto ti ringrazio per questo quadro, che è stato un po' triste la prima parte, devo dirti, nel senso che tutti erano qua che dicevano: oh mamma, ci ha chiamato per andare in ferie con questo scenario terrificante di meno 50 a partire da... Vabbè, poi ti sei ripreso alla grande quando finalmente sei andato a guardare un po' al futuro, al presente e al futuro. E soprattutto le cose ultime fatte al Coffee Tech, no? Poi al Coffee Tech. Io credo che un grande valore di queste cose qua, al di là del valore intrinseco, che è quello che ha detto Ted, cioè impariamo cose e ci parliamo e ci incontriamo e creiamo relazioni, è che ne facciamo nascere altre, no? E qui, diciamo, qua c'è l'amico Pierluigi che ho conosciuto qua, Curletto, fra l'altro, non lo conoscevo prima, e dall'incontro qua e dall'ispirazione che poi ha avuto lui sostanzialmente, io gli ho dato una mano solo così come seniority, ma il progetto è suo, ha traslato questo oggetto qua in Feder Manager as Dai, e facendolo, diciamo, trasformandolo in aperitivi serali, e che è stata, diciamo, che questa cosa qua è stupefacente, perché comunque venire 50 persone tutte le mattine del mercoledì o venerdì a Confindustria è stupefacente, ma vederne 150, 200, 220 in appuntamenti serali dalle 6 alle 6 e mezza, quindi a San Vincenzo, qualche metro più avanti, al circolo ufficiale. È meglio da mangiare, per lui. È una cosa ancora più stupefacente, nel senso che è venuto fuori un format che ha generato altre cose, opportunità, addirittura anche per l'azienda per la quale opero, Horizon, l'ho raccontata, un'opportunità sul fog computing per un'azienda non genovese ma di Milano, è nata qua in via San Vincenzo, con la conferenza del fog computing, non sarebbe nata se... Quindi è questa scalabilità di cose, no? Quindi voglio dire, da una cosa ne nasce un'altra, da un'altra ne nascono altre, e si genera un albero che poi diventa un ecosistema. Oggi c'è già un po' questo, siamo un po' agli inizi. Io, se penso al Silicon Valley Study Tour di cui tu hai parlato, dei contenuti che ho portato, fra l'altro informo tutti, abbiamo perso l'uomo a Hyperloop One, purtroppo, perché dal 20 di agosto passa a Google Waymo, quindi se abbiamo bisogno di auto self-driving car, però non c'è più la possibilità di portare l'Hyperloop Genova-Milano attraverso il Trevacca. Vabbè, ce ne faremo una ragione, ma passiamo alle Google Driverless. Allora, quello che dico è che
l'ecosistema generato da Silicon Valley Side Tour, che è un ecosistema nazionale, ha avuto un impatto, devo dire, un po' marginale su Genova. Cioè, voglio dire, io oggi sto partendo, il 15 agosto parto per la Silicon Valley, porto 35 studenti da 8 nazioni, perché ci sono 8 stranieri, di cui 6 africani, quindi ci sarà tutto un discorso a settembre che impatterà anche, credo, sui media. E gli studenti italiani sono sostenuti, nel senso che gli paga l'iscrizione, da Università del Piemonte Orientale di Novara, Bicocca, IED, Trento, Pavia e Pisa. Ecco, dico, non ho detto Stanford, Berkeley, Politecnici, super, no? L'Università di Genova non c'è. Non c'è un interlocutore, non c'è un interesse, ne portiamo uno di Università di Genova, che è lui, in seconda fila lì, che è un grandissimo ragazzo, super smart, perché poi magari li portiamo pochi, ma sono buonissimi, e magari dietro di lui ce ne sarebbero altri. Però, ecco, queste cose, diciamo, mi lasciano ancora un po' così, nel senso che io ovviamente è un progetto nazionale, ormai non mi curo più di tanto di Genova, però, voglio dire, quando poi metto insieme i puntini dico, ma peccato, chissà perché. Grazie. Grazie Paolo, vorrei dire che mi rendo assolutamente conto che c'è un mare di lavoro da fare. Perché si possa avere più successo, voglio dire, in tempi più rapidi, che è uno dei motivi con cui si può avere successo, tanto bisogna sedersi tutti allo stesso tavolo e conoscersi e parlarsi, cosa che questo è uno degli strumenti che può servire per. I due soggetti che hai citato, cioè, forse qui è passato rapidamente, Federmanager uguale Liguria SDAI Liguria, è in questa slide qua, e l'università pure, dal mio punto di vista sono le prese, se non ci sedessimo, diciamo, a qualche parte, qui sto parlando del digital perché forse è una cosa che abbiamo l'opportunità di poter utilizzare, ma con l'obiettivo di fare sistema, penso che sia difficile poterlo fare, quindi è un'opportunità, e tutta l'attività degli aperitivi 4.0, adesso partirà la parte della formazione e nell'autunno e così via, che per esempio fa SDAI Liguria, dal mio punto di vista è vista correttamente come una parte del sistema. L'unica questione, cioè quello che possiamo evitare di fare è che ognuno agisca atomicamente per quelli che sono i propri obiettivi, e quindi normalmente generando sovrapposizioni, difetti di comunicazione, inefficienze, e quindi bene così. Cioè io penso che, ci ho sentito mille volte, cioè il fatto che uno possa partecipare a queste cose con questi obiettivi il venerdì mattina, che poi possa, con magari numeri diversi e diversi format, ma avere delle altre occasioni, come quelle fatte in questo anno da Federmanager, penso che sia un'opportunità in più. Ci siamo, voglio dire, no? Più volte confrontati da questo. Bene, Alberto e poi Pier. Chi c'era prima? Vai. Ma io volevo dire solo una cosa. Dov'è sta fare qua? Facendo un confronto tra alcune cose che hai mostrato un po' di Erzelli, un po' di Coffee Tech, no? E mi permetto di sottolineare una cosa che non è, credo, politicamente corretta, ma non me ne frega niente. La differenza, secondo me, la fa, ed è un suggerimento anche per il digital, la fa la strong leadership personale. Cioè, secondo me, Coffee Tech ha funzionato molto bene perché ci si è pensato poco, si è partiti e c'era una persona in charge che ha fatto tutto lui. E applauso. Al di là di questa attività vergognosa di Brown Nosing appena fatta, però sono convinto che la differenza tra fare un tavolo, che è la parola che odio di più nel mondo, perché quando uno mi dice facciamo un tavolo mi viene voglia di romperglielo nella nuca, e invece fare un progetto vero con un leader sia la differenza tra l'insuccesso e il successo, punto. Lascio a Pierre. Lasciamo perdere l'ultima parte. Dico che nella SARVE, che vi invito ulteriormente a compilare, ne parlavamo con qualcuno, forse del caffè prima, c'è una domanda che riguarda esattamente il fatto di poter spostare questa esperienza del Coffee Tech a Erzelli.
forse non tutti sanno, qui non è detto che la sede operativa del Digital Innovation Hub, che ha mantenuto qui in Confindustria Ligure la sede legale, ma per n motivi su cui non vado, ha trasferito e ha un ufficio, c'è da qualche parte Antonio Donna Ruma, ci vediamo, eccolo laggiù, tra un'ora e cinque minuti ha la sede presso Verzeri del Digital Innovation Hub. È un'attività che va nell'idea di fare una cosa concretamente coerente rispetto a un progetto che vuole dire, si parla di ecosistema, la radice eco vuol dire casa, da qualche parte per non essere dispersi nell'etereo del tutto digitale, bisogna avere dei luoghi deputati a far incontrarsi e fare sinergia fisica tra le persone che si occupano di queste cose qua. Quindi, può essere sbagliata la sede, ma sono messe dette, non vorrei rifare delle valutazioni poco simpatiche del passato, ma per scelta almeno di Confindustria, questo è un progetto da dar gambe nei contenuti e quindi avendo necessità di avere una sede operativa da questo punto di vista digital è là, e una delle ipotesi allo studio, e vi invito a darci anonimamente un feedback, è di portarla al Coffee Tech, nel senso che può darsi che qualcuno aiutiamo, qualcuno meno, come Maurizio parlavamo prima. Dateci risposta e non è detto che ci andiamo, nel senso che se poi nessuno viene, ecco. Però è in questa direzione. Via. Sono le gambe del tavolo di prima, quello che dicevi. Le gambe del progetto del tavolo. No, cioè, innanzitutto bene, complimenti. Sicuramente le prime slide, diciamo, dopo averle viste, diciamo, speriamo di aver toccato veramente il fondo e quindi di ripartire. Quindi questo sicuramente è uno dei segni di ripartenza. Su quello che abbiamo fatto ha già detto tantissimo Paolo, che lo ringrazio, e sicuramente lo faremo insieme ancora meglio il prossimo anno. Abbiamo appena lanciato il nuovo Aperitivi 4.0, che apriranno con un formato rivisto, quindi magari chiameremo Aperitivi 4.1 per fare la release, e con un grosso contributo di Paolo metteremo dentro le start-up, vorremmo dare una, diciamo, un'impronta più operativa anche a questi aperitivi, non più solo divulgativa ma anche più, e fare in maniera che l'ambiente conosca le start-up, possibilmente genovese, e operi per dare corpo all'evoluzione. Quindi siamo in piena fase di revisione del progetto e quindi lo lanceremo, il primo incontro sarà il 3 ottobre, poi sicuramente avremo modo, magari anche in queste occasioni, il prossimo anno, di scambiarci un po' più di informazioni reciprocamente su questi eventi per renderli più operativi. Ovviamente dice National, c'è Antonio Donnarumma, ci siamo noi, e quindi possiamo parlare. Giustamente dopo l'aperitivo e dopo il caffè aperitivo avviene il pranzo, che è fondamentalmente la formazione è un momento fondamentale del progetto 4.0. ringrazio ancora Lorenzo Basso, che oltre ad aver fatto tutto il lavoro ha lanciato il progetto il 22 marzo del 2017, quando abbiamo lanciato insieme a voi Confindustria questo progetto Industria 4.0, un'occasione di rilancio per l'industria genovese, era il titolo del marzo 2017. E quindi credo che stiamo operando veramente concretamente nel fare qualcosa. Questo è sicuramente un networking vero, io ho conosciuto tantissima gente, Paolo e tutti gli altri che sono qui, si è stabilita un'ottima relazione reciproca, e quindi spero che la Svezia ci conceda ancora qualche proroga Guido, perché è stato un po' lungo anche te. E quindi diciamo, solo concludere sicuramente dicendo che questo è una cosa di successo, cioè, ecco, l'unica cosa che voglio dire in più, se mi concedete questo, è che da quello che ho visto, da quello anche fuori Genova, per certi versi noi Liguri abbiamo un'intuizione un po' più, diciamo, un po' più, diciamo, precediamo gli altri su certi aspetti, queste cose, questo caffè tech, l'aperitivo, queste idee forse nascono prima qui in Liguri, forse perché avendo il mare davanti abbiamo una visione un po' più lungimirante di altri, certe intuizioni ci arrivano prima, poi magari ce la facciamo mangiare dalle mosche, ma comunque bene, grazie Pier. Però finito, c'era Luca che voleva dire, io però suggerirei, se è possibile, di dire, c'è anche una domanda, solo una aperta sulla SARP che mi invito a fare, che magari utilizzate questo, possiamo, comunque al di là della SARP che vediamo soltanto gli elaboratori, esiste un gruppo di Facebook con 400 erotti iscritti, almeno chi frequenta i social network, può utilizzarlo per magari anche dare in chiaro delle comunicazioni e compensazioni. A me piace chiudere, oltre a ringraziare tutti quanti, augurarci la migliore estate possibile e immaginabile, dire due cose. Uno, che una delle cose che a me fa più piacere, essendo in Confindustria,
e avendo un taglio, come dire, interessi dell'associazione di sviluppare imprese e business da questo punto di vista, che magari non è così evidente, e su qualcuno ne ha parlato, ma sotto traccia nascono business da questa attività qua, talvolta i più impensabili. L'ultima volta è venuto Michele Solare a parlare di barche elettriche, io ho personalmente sono stato contattato e ho fatto link con Michele Solare con 3 richieste di partnership industrie commerciali, insomma, imprenditoriali da questo punto di vista, che mi sembra che sia abbastanza interessante. Di tutte le cose va bene mille l'informazione, tutto quello che vogliamo, però poi se rimane come tale e un po' siamo tarati male, ma la nostra idea, perché tutto questo generi anche le innovazioni, le visioni, non so, si traduca in valore economico. E chiudo con un'anticipazione, tanto anche questo per tirarci sul morale, da questo punto di vista, forse dicevi il fondo abbiamo toccato, allora do un'anticipazione, noi mercoledì con un altro cappello del Centro Studi di Confindustria, mercoledì faremo sempre in questa stanza una conferenza stampa sull'indagine congiunturale dell'economia genovese nel primo semestre 2018, non, ho un titolo diciamo interessante, non, che non brucio, ma il tema è di una ripresa che c'è, che sta continuando, di cui non mi glorierei troppo né della consistenza né della permanenza nel tempo, ma la consistenza e la permanenza nel tempo secondo me è soltanto figlio di quello che metteremo noi come sistema delle imprese in generale dentro come benzina in questa attività qua. Quindi se ci saranno 3 attività che genereranno valore aggiunto con le barche elettriche moltiplicato per n.000 di attività che siamo in grado di fare, penso che tutto il territorio ne migliorerà. Se questa cosa non accadrà, i numeri che avevo detto prima un po' deludenti non devono essere deludenti, cioè, è quello che sono la realtà, e così come è realtà quella di oggi. E quindi insomma questa è un po' l'ultima comunicazione che volevo dare. Non do comunicazione circa il prossimo Coffee Tech, se no che sarà a settembre. No, questa è una conferenza stampa riservata ai giornalisti che faremo qua mercoledì, e la troverete sui giornali del giovedì. E previsioni del tempo invece sono necessarie. Ai noi, il motivo per cui in effetti smettiamo, perché c'è un tempo insopportabile, che continuerà nel sabato e la domenica, un'afa terribile lungo la costa, probabilmente genererà quindi qualche temporale, più che possibile nelle vallate del Levante, Val d'Aveto e dintorno che nel Ponente, ma questo è, quindi speriamo dal mio punto di vista che passi il prima possibile, perché venga al fresco, col fresco poi abbiamo la possibilità di rivederci alle ore 7:30 e 8 da settembre, ci raccontiamo spero un'ottima estate di tutti. Quando inizia lo study tour? Io parto il 15 e inizio il 19 agosto, il primo per studenti con Lorenzo Daidone che è lì. Ma Lorenzo vuol dire due cose, Lorenzo sta facendo, Lorenzo è figlio del Maker Village fra l'altro, quindi è un altro caro che hai parlato. Tenevo a presentarmi, sono Lorenzo Daidone, sto lavorando da circa un annetto con altre 5 persone a una tecnologia riabilitativa per soggetti che soffrono disturbi dello spettro autistico. Grazie a Paolo avrò la possibilità di andare al Silicon Valley Study Tour. E con Ligure quest'anno, se non era per lui facevamo zero. Ci sono anche orgoglioso di questo. E grazie a lui potrò vedere probabilmente una tecnologia sviluppata a Stanford simile alla mia ma più invasiva, quindi motivo di orgoglio per andare lì. Allora con questo augurio ci vediamo al primo posto alle 7:30 alla conferenza. Grande Guidone. Spendali. Guido, siccome la mia religione mi...